Amica mia, vogliamo partire per Caldeum? Erano soltanto storie. Mio zio vedeva ciò che voleva vedere. Deckard ha sacrificato molto per proteggere questo mondo. Ma la sua opera non è ancora finita. Che cosa ne sai tu del sacrificio? Sire! L'antica legge del paradiso celeste ci vieta severamente di interferire col mondo dei mortali. Ma tu hai agito con tale impudenza! La mia sola colpa, Imperius, è portare giustizia, mentre tu ti nascondi vilmente dietro al tuo trono! Silenzio! Ora risponderai delle tue trasgressioni! Non puoi giudicarmi! Sono io la giustizia! Il nostro fine è ben più alto! Proteggere gli innocenti! Ma se le nostre preziose leggi obbligano tutti noi all'inazione, non intendo più essere vostro fratello! Tu hai scelto di essere uno di noi. Sacrilegio! Così caddi volontariamente. Perché l'umanità è l'unica speranza per questo mondo. Non ho mai creduto a tutte le tue storie. L'opera che non hai mai finito. La concluderò io, zio. Prenderò il tuo posto. Ora che Tristram è salva, mi dirigo verso Caldeum, la grande città dell'Est. È caduta sotto uno degli ultimi signori dell'inferno, Belial. E io ho intenzione di liberarla. Delusa. Oggi ti verrà in soccorso un'incantevole donna, dietro cui si nasconde molto più di quanto la sua giovane età suggerirebbe. Potrà esserti di grande aiuto, quindi cerca di essere educata, d'accordo? Io tratto sempre i miei alleati con rispetto.
Cosa dovrebbe accadere? La congrega serve il signore della menzogna, quindi naturalmente userà l'inganno per tenderti un'imboscata. Come sono prevedibili. Stavo giusto parlando con Edric. Non riesce ancora ad ammettere il suo dolore. Avrebbe bisogno di aprirsi. Se solo mi permettesse di confortarlo, gli farebbe un mondo di bene. Ho sentito che vieni da Tristram. Anche la mia famiglia era di lì. Non si può proprio definire un posto allegro quello, eh? Eccoci qua. Caldeum, il gioiello dell'Est. Zio Deckard amava questo posto. Ora lo odierebbe, invece. Visto che è sotto il controllo di Belial, il signore della menzogna. Ne sento il fetore fin qui. Ci divideremo. Voi due cercate Belial. Io darò la caccia a Magda. La morte di Cain deve essere vendicata. In tutta la mia vita non sono mai stata fuori dalla città. Anzi, non sono mai uscita dal palazzo. Quando ci hanno gettato qua fuori, pensavo di morire. Ero terrorizzata. Ma adesso, guarda che vista. Non ho mai davvero compreso quanto fosse vasto il mondo. È meraviglioso. Guardia, da dove provengono questi rifugiati? Non sono una guardia. Sono Ashira, comandante dei Lupi di Ferro. Abbiamo salvato questa gente dalla congrega di Magda, che in questo stesso momento sta devastando le terre di confine. Magda, il mio nemico. Sono stati gli dei a condurmi da te. Dove posso trovarla? Si sta dirigendo verso Alcarnus, ma ha bloccato la strada alle sue spalle. Però esiste un'altra via, attraverso l'avamposto di Kasim. L'imperatore Akan ha gettato l'intera cattaporci. Tutta questa gente è fuggita dai cultisti di Alcarnus. Sono stati costretti a rifugiarsi lontano dalle loro case. Perché restano fuori a marcire? La ricchezza per alleviare le loro sofferenze in città non manca. La Guardia Imperiale non lascia entrare nessuno. Queste persone sono condannate a una morte lenta. Noi Lupi di Ferro eravamo mercenari. Finché non abbiamo aiutato i sacerdoti di Zakarum a trovare il successore del primo imperatore Akan. Dopo questo siamo diventati la guardia personale dell'imperatore. Ma tutto è cambiato qualche mese fa, con l'arrivo dei primi rifugiati. Mentre eravamo nel deserto a combattere la congrega e i suoi servi demoniaci, è stata costituita una guardia imperiale per proteggere i cittadini dai rifugiati. E poi ci ha sostituito. Tira e Leiu,
abbiamo scoperto che mentre i lupi di ferro lottavano contro Magda nel deserto, l'imperatore li ha rimpiazzati con le guardie imperiali che impediscono a tutti l'ingresso in città. Sospetto che i lupi di ferro siano stati mandati in missione suicida. Belial ha compiuto la sua mossa. Dobbiamo trovare il modo di entrare in città. Da bambina, mentre zio Dekar studiava qui, io mi divertivo a esplorare Caldeum. Posso entrare attraverso le fogne. Bene, scopri ciò che puoi mentre io do la caccia a Magda. Fai attenzione. Quella di Alcarnus mi sembra una trappola tesa da Magda. La parte interna della città è chiusa. Filnan vende solo il meglio. Mantenevamo la nostra dignità. Siamo venuti qui per chiedere. E come ci trattano? Come animali. Recupero, ripulisco e trascino qui questa roba per rivenderla. C'è qualcosa che ti interessa? Queste porte conducono ad Alcarnus. Dovrai seguire la lunga strada che attraversa il ponte di Gola Nera e l'avamposto di... Magda pagherà per la sua malvagità! Fai attenzione, straniera. Queste strade deserte sono sorvegliate dai cultisti. Uccidono chiunque passi di qui. Così mi risparmierò il disturbo di doverli cercare. Allora è meglio che tu non vada sola. Ti accompagnerò. Laggiù ci sono delle illusioni. Alcuni li chiamano miraggi, ma io le riconosco per quello che sono: la magia maligna della congrega. Seguendole si va verso morte certa. Grazie per l'avvertimento, ma non temo la magia dei cultisti. Le loro trappole sono semplici da individuare. Essa, da chiunque altro. Con la sua pelle è morbida e liscia come avorgole di gatto, e i suoi occhi. Cosa avete voi due da sussurrarvi in disparte? Infatti, non ce n'è motivo. Indietro! Sono fra le rocce! Per la mia salvezza! Odiate! Fai attenzione! Sono molto vicini a noi. Chi? La via è bloccata. Avresti fatto meglio a restare alla larga. I demoni banchetteranno con le tue ossa. Sentivo la mancanza di spregevoli cultisti da uccidere. Fatevi avanti! Come sapevi dell'imboscata? Sono un'incantatrice. Le vie della magia e delle illusioni mi sono familiari. Mi chiamo Irena. Grazie, Irena. Ma non credo che tu mi abbia detto tutta la verità sul motivo per cui ti trovi qui. Beh, anch'io sto cercando qualcuno. Ma ecco, lascia che ti sgomberi la strada. Capitano, da dietro! Proteggete la gente! Lupi di ferro! Non fosse stato per te, i Lacuni avrebbero fatto un lauto pasto oggi. Mi sto recando ad Alcarnus. Mi imbatterò in altri Lacuni lungo la strada. C'è di peggio.
I cultisti stanno lanciando incantesimi da due dei loro covi nel deserto per oscurare il ponte di Gola Nera. Dirigiamoci a nord, all'altipiano urlante. La magia dei cultisti sembra provenire da lì. Faremmo meglio ad affrettare il passo. Ecco un'altra illusione. I cultisti hanno cercato di coprire i loro passi, ma i loro incantesimi sono deboli e facili da annullare. Seguendo queste impronte troveremo il loro covo e potremo fermare i rituali. Cercherò altre tracce della loro magia. Impronte nascoste. Impronte nascoste. Questo è uno dei covi dei cultisti. Parte dell'illusione è generata dall'interno. È con una certa riluttanza che mi accingo a scrivere dei sette signori dell'inferno, poiché essi sono... Che Akarat ti benedica. Pensavo di morire. Benedetto!
Guarda, altre impronte nascoste. Che gocciola! Siamo caduti in un'imboscata nella caverna. Gli altri hanno bisogno di aiuto. Prendi questo! Questo è mio! Non c'è tempo per parlare. Mio fratello ha bisogno di noi. Grazie, ma non c'è tempo per i convenevoli. Salva i miei uomini! Sono sparpagliati! Capitano! Sono troppi! Aiutiamo gli altri prima che sia troppo tardi! Pensavo di morire. Grazie. Per i lupi di ferro! Questo era l'ultimo. Torniamo a riferire al capitano. Sono stati tutti recuperati o sono morti? Va bene, soldati! Finite di bendare questi due e usciamo da questo dannato buco! Sì, signore! Un momento. Avete sentito? Un'altra imboscata! Uccidete quei grossolacuni! È stata una battaglia impegnativa. Grazie dell'aiuto. Saranno anche forti, ma io non cederò! Guarda, altre impronte nascoste. Troveremo altri così! Guarda, altre impronte nascoste. Questo è uno dei covi dei cultisti. Carne!
stato interrotto! Ecco, questo dovrebbe annullare l'incantesimo. Devo la vita, che tu sia venuto. Dimmi, cosa farai quando Magda sarà morta? Farò in modo che i signori dell'inferno, Belial e Asmodan, vengano annientati per sempre. Curioso. Tu devi essere quella che ero destinata a incontrare qui. Si è giunta l'ora che tu conosca la mia vera storia. Io non sono di Caldeum. Ho imparato questi incantesimi 1500 anni fa. Io e le mie sorelle giurammo fedeltà a un uomo di grande potere. Noi lo chiamavamo il profeta. Egli ci addestrò e ci immerse in un sonno magico per farci risvegliare in questa era. Io sono qui per impedire l'invasione dei signori dell'inferno. Il nostro incontro è chiaramente opera degli dei. Unisciti a me. Credo che ti rivelerai una potente alleata in questa lotta. Insieme lì. Feta sarebbe compiaciuto. E adesso all'avamposto di Kasim. Lo troverai a nord, anche se c'è ancora una bella distanza da coprire. Thank you.
L'aria è intrisa di malignità. Dobbiamo essere vicini. Questa non è un'illusione. I cultisti hanno bloccato la strada. Devo passare per l'avamposto di Kasima Ovest. Aiuto! Non voglio morire! Teneteli lontani da me! Aiuto! Basta! Ah, il suolo sta tremando! Non sento le gambe! Le mie gambe!
Belial, il signore della menzogna, è il più elusivo tra i sette maligni ed è il maestro degli inganni. Si dice che fu lui a manipolare Asmodan per convincerlo a ribellarsi ai primi maligni, dando così vita alla guerra civile degli inferi fiammeggianti, che si concluse con l'esilio oscuro dei primi maligni nel nostro regno mortale. Hai qualche parente? Io e mio fratello eravamo orfani. Ciascuno poteva contare solo sull'altro. Anche lui è un ladro? No, lui era un membro della guardia cittadina. Che cosa bizzarra. Non quanto potresti pensare, finché non è finita, cioè. Hai accennato al fallimento nel tuo passato. Continuerà a pesarti finché non ne parli. Non posso dirtelo. Parlami di questi peccati. Posso aiutarti a purificarti da essi. Mi hai frainteso. Siamo letteralmente incapaci di ricordare il passato. Gli inquisitori mi hanno spogliato dei miei peccati e del loro ricordo, rendendomi puro. Ehi, signora, ho degli articoli nuovi. Dovresti darci un'occhiata. Sì. La mia gente è abituata a far parte di molte famiglie nella propria vita, ma devo dire che questa mia nuova famiglia mi piace molto. Tu, d'altro canto, potresti dimostrare un po' più apertamente il tuo amore per noi. Provo fedeltà nei confronti dei miei compagni d'arme. Ah, non cercare di nasconderlo. Ti comporti come se avessi bisogno solo delle nostre abilità, ma sappiamo bene qual è il vero motivo per cui ci hai portati con te. Ti ho mai detto che conoscevo già Shen prima ancora che entrasse a far parte della nostra famiglia? Oh, è un dolce vecchio matto. La nostra fu una passione travolgente. Oh, era un uomo pieno di sorprese, non so se mi spiego. Potrei raccontarti storie che ti farebbero rizzare i capelli. Ti prego, non farlo. Vorrei saperne di più sul tuo ordine. Perché ti impediscono di avere ricordi? La nostra iniziazione ci fa dimenticare il passato per permetterci di vedere chiaramente il futuro e prepararci alla battaglia finale. E come fanno a rimuovere i ricordi? Sono stato incatenato a un muro e percosso. Al terzo giorno ero folle di dolore e fame.
A quel punto sono iniziate le frustate. Mi è stato detto che stavo rivivendo le mie trasgressioni. Tutto ciò che mi dava gioia impura. La frusta ha portato via quella gioia, quindi i peccati, rendendo puro. Questo non è un addestramento. L'addestramento è disciplina e controllo. Non capisci? L'Ordine Templare cerca di salvare l'umanità dall'estinzione. Cos'è il mio dolore di fronte a un tale fine? La natura del mondo è il caos. Dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Un obiettivo nobile. Sei d'accordo, ma non capisci. Per trovare l'equilibrio devi vedere tutto. È possibile che tu non avessi alcun peccato da dimenticare, che tu sia stato ingannato. Io non posso mentire. Ci ho pensato, ma se fosse vero, distruggerebbe tutto ciò per cui ho combattuto. Tutto! Ho pensato ai nostri discorsi, e hai ragione. Conosco poco del mio passato, a parte ciò che mi ha detto il mio ordine. Ma ha poi così importanza? Guarda cosa hanno fatto di me. Mi hanno trasformato in un'arma vivente, in una luce contro le tenebre. Se non conoscerai il tuo passato, non troverai mai pace. Non saprei da dove iniziare. Da dove si può iniziare a cercare ricordi che ti sono stati estirpati? I misteri della mente possono essere rivelati dalla meditazione. Forse hai ragione. Troverò un modo per reimpossessarmi dei miei ricordi e discolpare l'ordine. Ho pensato a un modo per recuperare i ricordi perduti, ma è pericoloso. Devo chiederti di promettermi una cosa. Dovessi ricadere nei miei vecchi peccati, qualunque essi siano, dovrai uccidermi, come io ho ucciso Jondar. Te lo prometto. Qual è il tuo piano? Sul cadavere di Jondar ho trovato un diario, scritto con un antico codice templare. Sono in grado di decifrarlo, ma mi occorrerà del tempo. Forse studiando il suo tradimento potrò scoprire qualcosa sul mio passato. Le parole di un traditore non dovrebbero provocarti alcun timore. Jondar era un tempo un uomo di fede, devoto all'ordine dei Templari. E se avesse scoperto qualcosa che l'ha spinto a tradire se stesso? Ma non importa, perché non ho altra scelta.